Allora, buongiorno, noi abbiamo con noi Michele Pannella, che è responsabile franchising di Top Resiling. Innanzitutto grazie per essere nel nostro stand. Allora, ti volevo chiedere questo, so che la vostra attività è un'attività molto innovativa, tra l'altro in un settore in piena espansione, e quindi insomma ci puoi dire qualcosa di più sul vostro business? Buongiorno, sì, il nostro business è un progetto di ciclo incentivanti basato su dei macchinari di riciclo PET e alluminio, possiamo diversificare anche i tipi di materiali, sono dei progetti che possiamo installare in punti vendita della GDO, in postazioni private o in collaborazioni con comuni sensibili all'ambiente, in modo tale che ci danno anche un patrocinio. Il futuro è questo, il futuro viene dal nord, noi abbiamo ripreso un po' delle idee, però aspettiamo la comunità europea per far sì di svilupparlo molto di più su scala nazionale. Bene, a quanto pare, insomma, come dicevamo un minuto fa, sostanzialmente è un settore innovativo, comunque diciamo anche tra virgolette forse in fase di sperimentazione. Voi insomma siete un po' pionieri un po' in questo, insomma cercate di proporre anche un qualcosa di sostenibile, insomma, quindi per l'ambiente e per il futuro anche insomma di tutti noi. Certo, sì, il nostro progetto, il primo step iniziale sono dei riciclatori di multimateriale, ci sono già degli sviluppi futuri di progetti per quanto riguarda microeolico, progetti di fontane pubbliche, riciclo rifiuti, sia incentivanti che la trasformazione in materia prima. Quindi i nostri affiliati possono avere un portafoglio clienti a 360 gradi, sviluppando anche una professionalità nel settore dei rifiuti e di riciclo che oggi è sempre più importante avere. Questa è un'attività che può essere svolta, diciamo, da qualsiasi parte d'Italia, nel senso che voi avete difficoltà eventuali a gestire un po' i vostri punti sul territorio, oppure ovviamente questo non è un problema per voi? No, non è un problema per noi, perché noi abbiamo 40 anni di esperienza nel settore dei rifiuti, quindi abbiamo vari brand e varie aziende che ci supportano, sia a livello di consulenza ambientale, di rifiuti, quindi il settore del riciclo oggi è molto, ha un'attrattività interessante e può creare veramente tantissimi posti di lavoro. Penso che in Italia potrebbe dare un 500-600 mila posti di lavoro se ci fossero degli aiuti più che altro su scala nazionale. Su quegli altri stati in Europa già questi aiuti li abbiamo, aspettiamo solo che ci danno il via per promuovere ancora e incentivare ancora più questa opportunità di business. Io ovviamente ti ringrazio per essere stato nel nostro stand e insomma in bocca al lupo per questo progetto così innovativo. Grazie a voi per la disponibilità.